No, 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 no. Non ci siamo, signor commissario. Non ci siamo assolutamente. È vero che qui siamo in periferia. È vero che l'importante per alcuni è tenere pulito le piazze principali di Itaxerf, far fare bella figura al palazzo comunale, ma qui non ci siamo, signor commissario. Non mi dica che oggi è il 21 agosto, ci sono i dipendenti in ferie, lei stesso forse sta in ferie, non lo so, meritate, meritatissime, legittime, però, signor commissario, non è che il mese di agosto non si paghino tasse e tributi? Domani 22 agosto c'è una scadenza fiscale non indifferente e non è che viene attenuata o soppressa perché stiamo ad agosto. La ZTL ai Taxerf, signor commissario, miete vittime anche ad agosto. Che facciamo? Siccome è agosto la ZTL non funziona? È agosto, stanno in ferie, ma le tasse si pagano ad agosto. Pure se stanno in ferie le paghi lo stesso. Se pagano lo stesso. Allora, signor commissario, c'è bisogno che lei dia ordini ben precisi. La mattina qui si deve venire a pulire, a scopare. Poi, con suo gradimento, quando vorrà recintare quest'area, quando vorrà fare una indagine sulle tante case da queste parti affittate a chi non ha residenza qui, comunitari, extracomunitari, e va bene, la faccia, perché c'è una signora che ha avuto il coraggio di metterci la faccia e questo ha denunciato. In questa zona ci sono case affittate a extracomunitari che non possono chiedere il servizio della Tarsu. Ecco, e noi che ad agosto paghiamo le tasse, i tributi e la ZTL, noi ci teniamo questa schifezza. Ma allora domando io, la differenza fra un commissario prefettizio che non ha necessità di ingraziarsi gli elettori, che è un amministratore puro, e i politicanti che hanno in questi 17 anni ridotto i Taxerf a queste condizioni, dove sta?